pur essendo oggi la memoria del martirio di San Giovanni Battista, che insieme a Gesù e a Maria è l'unico di cui la Chiesa celebra tanto la Natività quanto la morte, no? Noi, dovendo iniziare il nostro ottavario alla Madonna, certamente onoriamo San Giovanni Battista, ma iniziamo il nostro percorso riflessione che ci accompagnerà fino alla festa della Madonna. Quest'anno mi sono interrogato a lungo su che cosa fermarmi e che cosa potervi offrire come spunto tematico per questo ottavario, atteso che l'anno scorso me lo sono perso l'ottavario perché, come ricorderete, in questi giorni ero in fibrillazione per la preparazione della visita di Papa Francesco a Palermo. E so che padre Carlo l'anno scorso, se non ricordo male, si è fermato a riflettere sul Magnificat di Maria. Ecco, quest'anno, dopo averci pensato, la Provvidenza ha voluto che ascoltassi un DVD sulla festa della Madonna del 1991. E in questo lungo filmato c'è un passaggio in cui si sente il cardinale Salvatore Pappalardo, di venerata memoria, dal balcone del comune di Altavilla, come da tradizione, parlare a tutti i fedeli durante la processione, no? E l'ho ascoltato più volte. Mi ha colpito. Si sentono così poco oggi pastori nella Chiesa con un linguaggio semplice, diretto, lineare, ma fermo. Mi ha fatto venire una grande nostalgia. È stato anche il Vescovo che mi ha ordinato. Io sono stato l'ultimo ad essere ordinato dal Cardinale Pappalardo prima che si dimettesse da Arcivescovo. Ebbene, in un passaggio di questo discorso, breve ma intenso, così dice, ho sbobbinato le parole dell'Arcivescovo, del Cardinale Pappalardo, così dice: noi siamo pellegrini in questa terra, per tutto il tempo della nostra vita che dal primo giorno fino all'ultimo è un continuo e inarrestabile cammino verso una meta che non è di questo mondo. Siamo pellegrini della fede. Anche Maria lo fu. Il motivo principale ed indispensabile del nostro pellegrinaggio alla Madonna della Milicia, diceva il Cardinale Pappalardo, è sempre uno: avvicinarsi a Dio con una vita pura e santa, diventare migliori come persone umane, come cittadini e come cristiani. Mi fermo qui, il discorso continua, pur essendo breve. Allora ho detto, ecco qual è il tema su cui ci dobbiamo fermare a riflettere quest'anno. L'ho sintetizzato così: come Maria siamo pellegrini della fede. Sì, siamo pellegrini della fede. Molti vengono qui ad Altavilla durante tutto l'anno.
Molti vengono in questo periodo, durante l'ottavario, durante il triduo, durante tutto il mese di settembre. Lo sappiamo, lo vediamo. File di pellegrini, di devoti della Madonna, che non vedono l'ora di salire al quadro e di avvicinarsi a toccare, anche se c'è il plexiglass, col desiderio di toccare quel quadro della Madonna. Tutti i pellegrini. La domanda però è: ma siamo pellegrini della fede? O meglio, che cosa ci muove nel cammino verso la Madonna? Ci possono essere tante motivazioni personali, vere, tante necessità, tante urgenze, per cui ci si muove verso la Madonna, venendo qui al santuario, salendo fino al quadro col desiderio di avere un contatto fisico con questa Madre di Dio e Madre nostra. Sono tutte motivazioni sicuramente buone, giuste, vere. Ma il Cardinale Pappalardo allora e oggi vorrei che rivivesse quell'appello, quella considerazione, punta l'attenzione sulla motivazione principale e indispensabile e chiarisce quale deve essere la motivazione principale e indispensabile. Il motivo principale e indispensabile è avvicinarsi a Dio. Qualcuno dirà: ma come? Mi avvicino alla Madonna? E perché? Chi si avvicina alla Madonna, con quale intenzione si può avvicinare alla Madonna? Diceva un grande uomo di Dio, Don Divo Barsotti, uno dei più grandi mistici del secolo scorso che la Chiesa abbia avuto, monaco, teologo, fondatore di una grande nuova comunità monastica, quella dei figli di Dio, diceva che chi vede Maria non vede Maria. E non è un gioco di parole. Il Cardinale Pappalardo: veniamo pellegrini presso la Madonna della Milicia, saliamo al quadro, vogliamo toccarla, ma chi va a Maria non può vedere Maria, non deve vedere Maria, perché lei è pura trasparenza della presenza di Dio. Ecco perché si sbagliano i nostri fratelli evangelici e i protestanti in generale ad avere mal di stomaco quando vedono che noi onoriamo la Madonna. Certo, a volte il mal di stomaco ci viene quando vediamo che c'è chi pensa di onorare la Madonna e poi si pesta sotto i piedi suo figlio Gesù Cristo, la fede, il Vangelo, la scrittura, l'onestà, la correttezza, la rettitudine e tutto quello che il Vangelo ci insegna. Il mal di stomaco viene al parroco, viene al vescovo, viene al papa, certo che ci viene, quando si vedono manifestazioni scomposte, fuori misura, nei confronti della Madonna, di una statua, di un quadro nel nostro caso, e poi la vita concreta di tutti i giorni fa a cazzotti con quelle grida rivolte alla Madonna. Bello, a me piacciono, ve lo dico con molta sincerità, da quando sono qui al santuario,
ormai 4 anni suonate. A me piace quando sento gridare anche i nostri ministranti che sono confrati, piccolini, viva Maria! E c'è tutta la filastrocca lì, no? A me piace, è bello. Si allarga il cuore. I figli che gridano alla madre nel giorno della sua festa, del suo compleanno, come quando noi cantiamo a mamma tanti auguri a te nel giorno del suo compleanno. E gli diciamo mamma ti voglio bene, baci, abbracci, carezze, no? Che bello questo, bellissimo. Ma se tutto si ferma al giorno della festa della Madonna, queste grida piene di passione, di fervore, di entusiasmo, e poi tutto il resto è vuoto, e poi posato il quadro e tolto l'abitino della confraternita, la nostra vita è fatta di tanti compromessi, di tanti peccatacci, di tanti inciuci, di tante corruzioni, di tante violenze, di tante cattiverie. È chiaro che ci viene mal di pancia, è chiaro che uno poi si domanda: ma a chi è servito? A che cosa è servito? Che cosa ha nutrito dentro di noi tutta questa devozione alla Madonna? Se poi dal giorno seguente, dal 9 di settembre, scompare, si inabissa e torna di nuovo l'anno dopo, quando ricominciano i festeggiamenti in onore della Madonna. Niente messa, niente confessioni, niente vita di fede, niente spiritualità, niente catechesi, niente opere di misericordia, niente missione, niente impegno parrocchiale, niente. Scomparsi. Puff. Si rimaterializzano molti qualche giorno prima dell'ottavario. Capite bene che questo ci interroga, ci inquieta, quantomeno ci lascia perplessi, dubbiosi, riguardo al pellegrinaggio, riguardo alla devozione alla Madonna, riguardo all'essere pellegrini della fede. Chi vede Maria non vede Maria, perché Maria è pura trasparenza, è un cristallo diafano attraverso il quale Maria mostra lo splendore meraviglioso di quel Dio invisibile che è Trinità d'amore. Ecco perché andiamo da lei, andiamo presso Maria, perché lei è la tutta santa, che mostra il tre volte santo, che è la perfezione, lo sapete, il tre, santo, 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 cantiamo nella messa, no? Il Signore Dio dell'universo. Maria, con la sua santità, lascia trasparire l'invisibile santità di Dio. Ecco perché andiamo a lei, ecco perché lei è abbeggiamante, è tutta bella, è tutta splendente, ecco perché possiamo inventarci tutti i titoli che vogliamo della Madonna, tutti, tutti, perché non ci sarà mai un titolo che assorbe tutti gli altri, non ci sarà mai un titolo che dirà tutto di Maria, ma ogni titolo diventa trasparenza della bellezza di Dio, della santità di Dio. Avvicinarsi a Maria dunque non può che essere l'espressione di una fede viva con la quale vogliamo incontrare e avvicinarci a Dio. Il cardinale Pappalardo ce lo ha sinteticamente detto questo nel 1991, e chissà quante altre volte ce lo siamo sentiti dire. Il pellegrinaggio della fede fatto da Maria, il nostro pellegrinaggio della fede, ci deve
avvicinare a Dio andando a Maria. Ecco, prendiamo questo proposito, stasera non aggiungo altro, abbiamo dato l'avvio, approfondiremo passaggio dopo passaggio nelle prossime sere questo tema, tenendo davanti a noi l'icona del viaggio di Maria da Nazareth ad Ein Karim per la visita a Santa Elisabetta, e proveremo a vedere, quello è un pellegrinaggio della fede, lo vedremo domani, poi lo chiariremo, e proveremo a capire che cosa dobbiamo fare per essere anche noi, come Maria, pellegrini della fede.